primo del fabbro, presidente della S Montecoglias, arrivano sciatori anche da Asiago. Ci dica da dove, perché è curiosa questa cosa. Sì. Domani arrivano anche appunto un pulmino da Asiago, che una parte fanno biathlon, che usano anche il poligono, una parte fanno solo fondo. C'è stata gente, e arriverà anche domani, da Malles, dal liceo sportivo che hanno a Malles. Quindi Val Venosta, dove la neve non manca, invece la neve manca, ci sono le restrizioni per il Covid, non ci si può allenare negli impianti, ma in questo impianto ci si può allenare. Daniele Cappellari, azzurro di sci, di biathlon, e si sta allenando su questa pista. Gli obiettivi della stagione quali sono? Beh, quest'anno purtroppo è saltata la prima tappa di Coppa del Mondo perché non sono ancora tanto in forma, però cerchiamo di ritrovare questa forma sugli sci e puntiamo a tornare in Coppa del Mondo. Quindi benedetta la neve salvata dai friulani, altrimenti dove avresti dovuto andare a allenarti? Adesso l'unica pista che c'è è Obertiglia qui in Austria, se no in Alto Adige, in Val Martello. Quest'anno sono riusciti a fare questo ottimo lavoro con la neve e li ringrazio tanto. Sara e Ilaria Scattolo, glorie, non sono di qua, sono del Comelico, si sono trasferite per onore del biathlon a Forni a Voltri. Lisa Vitozzi ha detto che sono fortissime e che saranno in nazionale presto con lei, loro non possono fare gli scongiuri, si allenano su questa pista creata, che insomma non si ci può allenare, c'è il Covid, eppure voi qua riuscite a farlo grazie a questa invenzione della neve. Che sensazioni si hanno? È bello, cioè potenziale è bello. Quando avete le prime gare? Avevamo una inizio dicembre, ma è stata annullata per il Covid e quindi è passata la settimana dopo. E quindi ce l'abbiamo il 12 e il 13 dicembre. Quindi bisogna allenarsi, qui c'è il loro allenatore, Cappadino, quindi è uno che si intende di sci di fondo e di biathlon, e quindi in bocca al lupo. Ferrari, il cumulo era lì, in pieno sole in agosto, non si è sciolto. Non sarebbe stato meglio crearlo all'ombra di un bosco magari? Ma effettivamente anche quella poteva essere una soluzione, però dalle informazioni che abbiamo assunto praticamente ci è stato consigliato che non è quella la soluzione migliore. Sembra strano, ma il fatto di avere questa neve conservata all'interno del bosco si conserverebbe sicuramente molto di meno, perché il motivo è chiaro: attraverso le radici di questi grandi alberi la neve viene più attratta e sciolta, insomma.